Allora, siete pronti per entrare nel famoso mondo Facebook? Beh, la prima volta è necessario registrarsi. La registrazione la si fa molto semplicemente compilando questo modulino. Nome, per esempio, io sono il signor Andrea, di cognome faccio Learning. Quindi si deve specificare il proprio email, e come vedete avere un proprio email è importante, che è la chiave con cui noi possiamo accedere a tutti questi portali e servizi web. Il mio email è andrealearning presso gmail.com. Facebook, per essere certo che l'email sia stato scritto correttamente, quindi non ci siano stati rifusi, invita a ripetere l'email andrealearning. Chiocciola, dico stavolta, gmail.com. E quindi ci si deve inventare una password. La password, cioè, proprio ve la scegliete voi. Io scelgo una mia, che ovviamente non vi rivelo. Facebook chiede anche la data di nascita. Beh, ovviamente non siete obbligati a dare quella vera, potete anche inventarla, tanto loro non hanno possibilità di verificare la fedeltà del dato, però. A loro serve per scopi statistici, quindi io adesso metto una data qualsiasi, supponiamo che io sia nato nel 1999, e supponiamo anche che sia uomo. A questo punto ho completato, devo cliccare su iscriviti. Attenzione perché cliccando su iscriviti si ritengono accettate le condizioni e i vincoli che Facebook pone ai propri utenti. Clicco su iscriviti. E da questo momento in poi io sono entrato nel mondo Facebook con il nome di Andrea Learning. Ciascuno di voi entrerà ovviamente col proprio nome, Mario Rossi, Giovanni, Zagaria, eccetera. La prima volta che si entra, si è soli nell'universo. È necessario cominciare a creare una rete di contatti perché Facebook, come dicevo nella lezione precedente, è un social network, rete sociale. Ha senso solo quando si crea una connessione tra persone, persone con le quali si condivideranno poi da quel momento in poi pensieri, immagini, foto, video e così via. Possono essere persone, possono essere anche pagine nel senso di presenze social, addirittura di aziende, di società, e su quest'ultimo aspetto vedremo una lezione successiva l'uso e l'utilità dei social network anche per le imprese, per le aziende. Perché anche un'azienda deve stare su Facebook? E come deve stare su Facebook? Questo sarà un oggetto di una lezione successiva. Quindi, la prima volta io è necessario che io trovi i miei amici, loro chiamano, Facebook usa questo termine un po' pesante, un po' forte, di amico. Mi sentirete invece spesso dire contatti, per me è più vicino a quest'idea che non un vero e proprio amico. Poi ovviamente può capitare che voi su Facebook allacciate un contatto, cioè entrate in contatto con un vero amico, ma non necessariamente le due cose coincidono. Io vado avanti, salto per esempio il passaggio di trova amici attraverso l'email. Potete caratterizzare la vostra presenza su Facebook anche con un'immagine, una buona pratica, aggiungere un'immagine, una specie di fototessera, che non necessariamente deve essere una fototessera. Qui si vedono anche sfoggi di creatività sulle pagine, sui profili, si chiamano così queste pagine che stiamo creando appunto sui profili di Facebook. Ma non siamo obbligati a farlo ora. Infatti, io adesso, come ho fatto prima, vado avanti, salto questo passaggio. Adesso lui ci dà il benvenuto. Attenzione che la primissima volta, però, lui per accertarci, lui intendo dire l'applicazione Facebook, per accertarsi che noi siamo effettivamente i titolari di questa email, andrealearning presso gmail.com, ha mandato a questo indirizzo un messaggio. Un messaggio che contiene un link che noi dovremmo cliccare per confermare
il fatto che siamo noi. E lo confermiamo inserendo un codice che otteniamo. Allora, questa cosa si fa prima a farla vedere che non a spiegarla. Ora io apro un altro tab per andare su Google, www.google.it. Vado su Google perché devo accedere al mio email, quindi clicco su Accedi. Il mio email è underlearning@gmail.com, scrivo la password, accedo e dovrei avere. E clicco ora su Gmail, dovrei avere un messaggio da Facebook. Dovrebbe essermi arrivato un messaggio da Facebook. E infatti notate che qui c'è un tab dedicato proprio alle comunicazioni che provengono da ambienti social. Social, Facebook. Clicco e mi si dice: guarda che c'è un nuovo messaggio che ti è arrivato da Facebook. Clicco. E lui mi dice: guarda, conferma il tuo account, ti potrebbe venire richiesto questo codice. E io questo codice lo copio, clicco su conferma il tuo account e ora ho finalmente confermato il mio account. Ok, bene, da questo momento io sono su Facebook, ripeto, però. Come vedete, Facebook non è in grado di mostrarmi nessun post, cioè nessun messaggio, nessuno status condiviso da altri amici, da altri contatti. E devo trovare degli amici, devo cominciare a allacciare un contatto. Quindi trovo i miei amici. Come faccio a trovare i miei amici? Beh, clicco qua dove dice trovi i tuoi amici e magari io conosco tale Francesco Leonetti e provo a cercarlo. Francesco Leonetti e vedo, oh, eccolo qua, Francesco Leonetti. Dall'immagine mi lascio anche, cioè, ovviamente di Francesco Leonetti su Facebook ce n'è tanti. Considerate che al momento Facebook conta oltre 1 miliardo di utenti. Davvero. E quindi ho trovato il Francesco Leonetti che a me interessa, eccolo lì, lo riconosco dal profilo letteralmente. Clicco sulla sua pagina e poi posso decidere due opzioni di o aggiungerlo agli amici, quindi a Francesco Leonetti arriverà una richiesta da parte del signor Underlearning, quindi è una richiesta di contatto, perché ovviamente io per aggiungere un'altra persona alla mia rete di contatti è necessario che l'altra persona accetti, autorizzi questa connessione, cioè non è automatica, l'aggiunta come amico, mentre invece potete trovare sui profili di alcune persone, non in tutti, solo di quelle che lo hanno attivato, quest'altro pulsantino segui. Questo cosa farà? Cosa effettua questo pulsante? Che tipo di funzione? Cliccando su segui, io posso anche non diventare amico, virgolette, di Francesco Leonetti, ma comunque, seguire i messaggi che lui condivide, pubblica, però i messaggi visibili a tutti e non solo agli amici, perché vedremo che quando si scriverà un messaggio su Facebook, quando si condividerà un messaggio, si potrà decidere il livello di visibilità. Come spiegavo nella lezione precedente, solo agli amici, oppure anche agli amici degli amici, o a tutti. Quindi è in quest'ultimo caso che il segui funziona. Ora io per esempio clicco su aggiungere amici. Ora la richiesta di amicizia è stata inviata a Francesco Donetti. Adesso devo aspettare che Francesco Donetti, se lo riterrà, accetterà la mia richiesta di amicizia. Volendo, io posso anche giustificare, ed è anche una buona pratica, spiegare, presentarsi a colui a cui si sta chiedendo l'amicizia attraverso un messaggio. Io posso cliccare su messaggio e scrivere: vorrei essere in contatto con te. Posso? Grazie. Sono un cittadino andriese. Diamo qualche motivo al Francesco Leonetti affinché accetti la mia amicizia. Oppure posso anche dire: se ti ricordi, siamo stati anche compagni di banco alle elementari. Adesso clicco invia.
Ora sto mandando un messaggio privato a Francesco Leonetti. Quindi a questo utente, a Francesco Leonetti, arriveranno due notifiche. La richiesta di amicizia e un messaggio che sarà a sua cura leggere e reagire. Se non dovesse accadere niente nel giro di un giorno, 2 giorni, insomma, non offendetevi, può capitare che in quel momento magari è troppo preso da altro o semplicemente non ritiene opportuno accettare la richiesta d'amicizia, essendo sufficiente, come vedete, il segui, quello che vi dicevo prima. Quando si effettua la richiesta d'amicizia in modo automatico è come se si avesse cliccato anche sul segui. Ora, per completare questo giro, io esco come utente Amdia Learning, quindi da qui faccio esci, e entro invece come utente Francesco Leonetti. Quindi entro con l'account di Francesco. Ecco, notate che si è accesa una lampadina qui, c'è una notifica, c'è questo 1, sta a indicare che ho ricevuto una richiesta di amicizia. E tra poco si accenderà anche la lampadina di messaggio inviato. Ci vuole un po' di tempo perché finché arrivi. Io vedo che c'è una richiesta di amicizia da parte di Amdia Learning e posso decidere di confermare. Dice ok, la confermo. Clicco su conferma. Perfetto. Adesso esco come Francesco Leonetti e rientro come Andrea Learning. Qui c'è un'altra notifica. Francesco ha accettato la tua richiesta di amicizia. Trova altri amici se vuoi. Oppure vado semplicemente in home e comincerò a vedere le cose che Francesco ha condiviso. Per esempio, oggi a Bari si inaugura Via del Levante, bla bla bla. Se volessi esprimere un mio giudizio su quello che ha scritto Francesco, quindi partecipare alla sua condivisione, lo posso fare o cliccando su mi piace quello che è scritto, quindi clicco su mi piace. Oppure posso addirittura commentare, quindi entrare, replicare al post, si dice, di Francesco, o se mi piace così tanto, condividerlo a mia volta con gli altri miei amici. Ovvero, e questo è il modo con cui io posso interagire con i post scritti da altri. Oppure, come vedete, qua io posso scrivere un mio stato. Appena registrato a Facebook. Ciao. Chi lo può vedere questo? Solo i miei amici. Ecco, qua decido il livello di visibilità. Se lascio solo i miei amici, questo messaggio lo vedranno solo i miei amici, evidentemente. E chi sono in questo momento? Chi è l'insieme dei miei amici? Le mie amici su Facebook, cioè in pratica i miei contatti Facebook. In questo momento ce n'è solo uno, ed è Francesco. Quindi solo lui adesso nella sua bacheca, nella sua pagina, la home principale, vedrà apparire tra gli altri, nel flusso delle informazioni, vedrà anche il mio status di Andrea Learning. Mi sono appena registrato a Facebook e quindi potrà interagire. Oppure io posso anche dire, beh no, guarda, lo voglio estendere agli amici degli amici, oppure in maniera personalizzata lo posso far vedere a tutti, insomma. In maniera comune a tutti. Posso anche aggiungere una foto, come vedete, si potrebbe anche mettere un umore, adesso lasciamo perdere queste cose un po' più di fino. È possibile aggiungere una foto, anche un video. Ora clicco su pubblica e questo è il mio primo post. Mio primo post che al momento lo possono vedere solo i miei amici. E sto qui ad aspettare che i miei amici leggano questo post e reagiscano in qualche modo, mi mettano un mi piace o commentano, in modo da effettuare la effettiva socializzazione. Ecco, questa è l'essenza di Facebook. Molto semplice, molto immediato e risponde
in maniera proprio puntuale a quella esigenza di socializzazione a cui accennavamo nella precedente lezione. A cosa può servire un oggetto del genere, un ambiente del genere, anche per le imprese, anche per le aziende, anche per gli studi professionali? Alla prossima.